Buonasera e benvenuti al Corrierino TG, il telegiornale in streaming del sito www.ilcorrierino.com che questa settimana in via del tutto eccezionale sarà sui vostri dispositivi multimediali a partire dalle 18.30. E apriamo il nostro notiziario con una notizia che ha coinvolto un uomo originario di Castellammare di Stabia ma residente a Battipaglia e che è stato sbranato dai suoi cani. Muore un anziano di 78 anni che voleva difendere uno dei suoi animali colpito alla gola. Lo stabiese Pasquale Malafronte è stato ritrovato a Battipaglia. L'uomo cercava di difendere il più piccolo dal branco. L'anziano aveva tentato disperatamente di frapporsi tra i suoi due animali e un terzo cagnolino di piccola taglia, ma sempre di sua proprietà. La morte è stata causata da una profonda ferita alla giugulare a seguito del morso da parte di uno dei suoi due animali che, secondo quanto si è appreso, già in passato aveva avuto atteggiamenti particolarmente violenti. Castellammare è stata teatro sabato sera di un brutto incidente causato da un ragazzo in sella al suo scooter e che ha provocato il grave ferimento di due minorenni. Il ragazzo poi si è andato a costituire nella notte al commissariato di polizia. Sono stato io, ho fatto un casino, confessa nella notte del suo 18° compleanno il pirata che sabato sera ha investito due ragazzine in villa comunale all'altezza della Casa del Fascio. Dopo essere crollato con la madre e con l'amico che gli aveva prestato lo scooter, arriva la decisione di costituirsi in commissariato, accompagnato dalla madre e dall'avvocato Francesco Schettino. Il neomaggiorenne è ora accusato di lesioni gravi e omissione di soccorso. Intanto le famiglie delle due vittime sono ancora sconvolte per quanto è avvenuto. Ad essere travolte dallo scooter, due giovanissime di appena 13 e 14 anni che non sono in pericolo di vita. Una è stata operata d'urgenza al femore al San Leonardo, l'amica di 14 anni è ora in osservazione a Napoli per un trauma cranico e ematoma alla testa. Cambiamo argomento, ma restiamo sempre a Castellammare di Stabia. Sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi per l'anno 2015 di consiglieri, assessori e del sindaco di Castellammare e le cifre hanno destato qualche perplessità. Abbiamo sentito il sindaco Antonio Pannullo. Sindaco, giunta e consiglio comunale hanno redditi popolari. Castellammare scopre online quanto nel 2015 ha guadagnato chi la governa e si accorge che in aula consiliare un imprenditore percepisce molto meno di una collaboratrice scolastica o che un operaio Fincantieri incassa nel 2015 più del sindaco Toni Pannullo. Il primo cittadino, noto civilista di Castellammare, a sua volta ha avuto ricavi di gran lunga inferiori a quelli di un suo omologo. Troppo magri gli introiti per un professionista come lui, Pannullo fa chiarezza. Abbiamo dichiarato 20.000 euro e quello, insomma, il mio reddito anche risalendo a qualche anno addietro, qualche volta di più, qualche volta di meno. Sono un normale professionista di provincia che vive del suo pane, che vive la sua vita in maniera onesta e modesta. Non ho barche, non ho ville al mare. In attesa di conoscere la dichiarazione dei redditi ancora non pervenuta degli assessori Rubino, Daurio, Iozzino e di otto consiglieri, sono in effetti pochi i nomi più agiati. Al primo posto c'è Salvatore Vozza, ex parlamentare in pensione, con i suoi 72.500 euro. Dietro di lui, leggermente staccato, c'è il giovane avvocato consigliere di Forza Italia, Antonio Cimmino. Io, la mia dedizione al lavoro ha sempre fatto i conti con la mia passione con la politica, per cui anche la dedizione al lavoro da parte mia era suddivisa col mio impegno politico, con tanti interessi e probabilmente anche non ho una visione, come dire, molto lucrativa del mio lavoro. Francesco Balestrieri, funzionario della Polizia di Stato, completa il podio a quota 48.000. Ultimi e persino al di sotto della soglia di povertà sono la psicologa Giusy Amato, 7.700 euro, Alessandro Zingone con 3.200 euro provento della sua attività di amministratore di condominio e la giovane dentista Tina Donnarumma, che con i suoi 3.500 euro ha destato qualche perplessità, proprio come la dichiarazione del noto architetto Edoardo Melisse. Ma su loro, così come sugli altri, il sindaco preferisce non esprimere giudizi. Quanto ad altri, non ho né la facoltà né l'ardire di valutare le loro valutazioni. Fincantieri, operai al lavoro per una nuova nave da crociera, è avvenuto il taglio della prima lamiera, ma si tratta soltanto di un troncone, restano però
Le preoccupazioni per il futuro, tagliata alla prima lamiera, gli operai dello stabilimento di Castellammare sono al lavoro per la costruzione di una nuova nave da crociera. La cerimonia per il taglio della prima lamiera del troncone di prua della nuova nave per la società armatrice Princess Cruises, brand del gruppo Carnival, si è svolta nei giorni scorsi. La nave sarà la gemella della Majestic Princess, attualmente in costruzione presso lo stabilimento di Monfalcone, ma si è ben lontani rispetto agli impegni sottoscritti dal governo e dal gruppo di Trieste, che dovrebbero trasferire allo stabilimento stabiese nuove navi militari ultra tecnologiche. Siamo allo sport con le prove di fuga per le Vespe vincenti di Gaetano Fontana. Parliamo di Juve Stabia, al Ceravolo di Catanzaro. Sognare è bello, ma bisogna sempre lavorare seriamente. L'allenatore tiene i suoi con i piedi ben saldati a terra, nonostante le antagoniste Lecce, Matera e Foggia abbiano pareggiato, permettendo ai gialloblu di allungarsi a più 3 in classifica. Le Vespe hanno battuto 2-0, sempre con Ripa e con San Domenico, il Catanzaro in trasferta. Un'altra vittoria, ma di un altro sport, è quella della VBS Volley femminile, le Fer Preziosi Stabia con ben 9 punti nella Serie D. Dopo l'ultima partita contro le ragazze dell'Elmec Portici, il mister Amoruso dichiara: sicuramente c'è ancora tanto da migliorare, ma stiamo andando nella direzione giusta. Io vi ricordo che l'approfondimento di tutte le notizie contenute in questo telegiornale e tante altre sono presenti sul sito www.ilcorrerino.com. Cliccatelo e condividetelo sui social. Grazie per l'attenzione e ci vediamo domani.